top di almeno 2 mesi. Bocca al lupo a Mbakogu, ma in bocca al lupo alle squadre veronesi. Parliamo di pallavolo per ricordarvi che è cominciata la nostra nuova trasmissione dedicata a Rana Verona Volley. Ospite della prima puntata è stato il presidente Stefano Fanini. Rana Verona, con che ambizioni si presenta al via quest'anno? Ricordiamo il campionato, inizierà il 22 ottobre con una gara in trasferta e la stagione è tradizionalmente abbastanza corta perché le partecipanti alla Superlega non sono tante, però poi per chi riesce ad andare avanti nei playoff dopo si intensifica tutto alla fine ovviamente. Abbiamo ambizioni importanti, soprattutto cioè di fare bene, quindi io non amo diciamo, proclami ad effetto, ma posso assolutamente garantire come società, crediamo molto nel nostro progetto, abbiamo da quest'anno un title sponsor ovviamente di primario livello nazionale ed internazionale che è Rana, Giovanni Rana, che ha creduto appunto in noi e quindi abbiamo questo grande, diciamo, onore e altrettanto senso di responsabilità nel far sì che i nostri traguardi vengano raggiunti. La nostra idea è quella chiaramente di diventare un club di riferimento per la pallavolo italiana con un progetto nuovo, con tante idee nuove, per cercare anche di dare un po' di modernità a quello che è il nostro mondo, quindi centrato chiaramente nell'ambito sportivo, ma creare attorno anche un modello di business, di coinvolgimento, di partner, di pubblico a cui chiaramente noi teniamo molto perché il bello della pallavolo, che è uno sport assolutamente inclusivo, pulito, non esiste, diciamo, violenza, quindi al palazzetto si va tutti per partecipare, diciamo, ad una festa. Quindi come club crediamo molto a 360 gradi in tutta questa serie di elementi. Dal punto di vista sportivo è chiaro che l'anno scorso abbiamo sfiorato la semifinale scudetto, e quest'anno chiaramente ci riproveremo per fare bene, consci che chiaramente questo è il pensiero di molte altre squadre, soprattutto di 4-5 squadre che ad oggi sono sicuramente più strutturate della nostra, ma è anche normale che sia così, visto che noi siamo nati nel luglio del 2021 e dopo 2 anni che abbiamo già ottenuto grandi risultati. E noi seguiremo la stagione di Rana Verona Volley proprio con l'omonima trasmissione curata da Alessandro Del Rico. Chiudiamo con i baci.